Matteo Renzi da Riad l'ha già ribattezzata doppia spallata. Non è riuscita, Salvini voleva bloccare il paese, una parte della sinistra bloccare le riforme, non ha funzionato, andiamo avanti fino al 2018, l'Italia è ripartita, dice il Premier. E il riferimento ai lavori delle opposizioni, al centrodestra che da Berlusconi a Salvini alla Meloni si ritrova in piazza e al cantiere aperto di Sinistra Italiana, confluenza parlamentare, per ora di ex PD e SEL. Manovre cui il Premier guarda con attenzione in vista delle amministrative di primavera. Tornata insidiosa, cui Renzi vuole togliere ogni significato politico. Il vero test per il governo sarà il referendum confermativo sulla riforma costituzionale, si ragiona a Palazzo Chigi. In salita la sfida di Roma del dopo Ignazio Marino, difficile quella di Milano, con l'uscente Giuliano Pisapia che si è fatto da parte, un'incognita Napoli, con il possibile ritorno di Antonio Bassolino, non esattamente un figlio della rottamazione, che darebbe vita a una nuova puntata del duello a distanza con Vincenzo De Luca, non più blindata Torino, con l'avanzare dei 5 Stelle. Partite che si complicano ulteriormente per il debutto di Sinistra Italiana, decisa a correre da sola per dimostrare di essere determinante. A Roma il candidato potrebbe essere Stefano Fassina, a Torino Giorgio Eraudo, a Napoli Sinistra Italiana potrebbe scegliere di sostenere Luigi De Magistris, a Milano non sosterrebbe Giuseppe Sala neppure se passasse dalle primarie. Il centro-sinistra diviso darebbe più di una chance al centrodestra che cerca di ricompattarsi e ai 5 Stelle che dopo aver conquistato Parma e Livorno puntano a piantare la loro bandiera nelle metropoli. Non a caso Fassina ha aperto al sostegno dei candidati grillini al ballottaggio. Offerta respinta da Roberto Fico. I 5 Stelle non fanno alleanze neanche al secondo turno, si votano i programmi, non ci spartiamo le poltrone, assicura. Così il PD non scopre ancora le carte, a cominciare dal ricorso alle primarie. La minoranza del partito le invoca per ricompattare il centro-sinistra. Dobbiamo farle dappertutto, incalza Roberto Speranza, e le primarie da decidere città per città alla fine potrebbero essere anche il modo per confinare le elezioni nell'ambito amministrativo, responsabilizzare le periferie, minimizzare il rischio di riverberi su Palazzo Chigi.